Siamo certi di non far torto a nessuno dicendo che Audi A6 è sicuramente la berlina più attesa di questo salone di Ginevra. Un'auto dai tanti enormi contenuti tecnologici, ci vorrebbe una trasmissione intera forse per elencarli tutti e per approfondirli. Noi abbiamo molto meno spazio e quindi chiediamo il dono della sintesi. In sintesi, cosa sono questi contenuti tecnologici che caratterizzano questa nuova vettura? Sono l'eredità di due sorelle importanti come la 8 e la 7, quindi sono il riferimento oggi da un punto di vista tecnologia o del meglio che esiste oggi sul mercato. La piattaforma è la stessa, piattaforma vuol dire tante cose, vuol dire motori, diesel e benzina di nuova generazione, quindi estremamente efficienti, dotati in questo caso anche del mild hybrid, quindi tecnologie che in un momento in cui si parla molto di questi aspetti consentono per esempio anche l'entrata nelle aree C e di non essere soggetti a blocchi della circolazione, vuol dire motori, benzina e diesel estremamente efficienti. Vuol dire poi capacità e piacere di guida ai massimi livelli con lo sterzo dinamico e le sospensioni auto-adattative. Sterzo dinamico che consente alle ruote posteriori di lavorare in fase e controfase rispetto a quelle anteriori. Vuol dire una digitalizzazione che va da aspetti quasi scenografici, il fatto di parcheggiare la propria auto attraverso lo smartphone nel proprio garage, ad aspetti che hanno ancora più valore, quale quello ad esempio degli strumenti predittivi anticollisione che lavorano ad esempio anche in tema trasversale, quindi il tipico caso dell'incrocio nel quale il radar di bordo individua quello che il nostro Visus non avrebbe visto. C'è una componente anche stilistica perché queste ADR6 incominciano a fare da capostipite a quel disegno, a quella cifra stilistica che sarà l'elemento riconoscibile del piano di prodotto, quello più importante che avremo per i prossimi anni, che prevede anche per quest'anno lanci molto importanti. Quindi una 6 che è un po' la summa di queste considerazioni e che oggi non nega nulla di quella che è l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione, ma mantenendo qualcosa alla quale noi siamo attaccatissimi, che è ancora quel meraviglioso piacere di guida, che è ancora la ragione per cui si comprano le auto.